Certamente il centro è l'unità operativa complessa di odontoiatria provinciale in genere e il polo odontoiatrico di Cittadella San Rocco in più in specifico e in particolare, credo che sia un esempio virtuoso di integrazione di quelle che lei ha chiamato varie anime. In realtà di anima ne vedo solo una, che è quella del triplice mandato che si compone ogni realtà assistenziale di carattere universitario, e cioè la cosiddetta triplice missione, una missione di assistenza qualificata al cittadino, nella fattispecie la copertura soprattutto dell'assistenza odontoiatrica, quindi della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche, soprattutto per i pazienti più fragili, fragili sia dal punto di vista sociale, socio-economico, ma fragile anche da un punto di vista sanitario, da una parte, dall'altra integrata questa attività assistenziale da quelle che sono le attività precipue del mandato universitario, che sono quella della generazione della conoscenza, ossia la ricerca, e della trasmissione della conoscenza, ossia la didattica. Bene, in questo abbiamo avuto la presunzione di pensare che in questo contesto sanitario si potessero integrare varie anime con varie anche modalità, se vogliamo, di interazione tra professionisti e con una multiprofessionalità di cui poi avremo modo di parlare. Devo dire per questo, approfitto che in trasmissione c'è la dottoressa Calamai, dobbiamo dire un particolare grazie alla dottoressa Calamai che fin dal suo arrivo ha capito l'importanza di questo progetto, ne ha intravisto il valore aggiunto per poter creare condizioni che poi di un qualcosa, di un modello che potesse essere esportato anche ad altre realtà assistenziali, e naturalmente un grazie poi anche all'amministrazione universitaria che ha intravisto un'opportunità per l'odontoiatria che altrimenti sarebbe stata difficile realizzare senza il concorso di forze del servizio sanitario.